Attenzione, la ditta Dolce Gabbana cerca dei modelli per servizi fotografici. Se avete dai 19 ai 23 anni potete mandare i vostri dati, la vostra foto presso model@dolce.it. Bravo, bravo. Angelo? Pronto? Baby, hai fatto bene a pompare questa cosa perché sto cercando delle facce nuove, che siamo proprio su set, che sto facendo la campagna nuova per i manifesti per GQ. Per GQ, giornale. Ho scritto questa campagna che le foto le faccio io con Lady Razegan, la Filippa Lagerbrax, certo. Che praticamente voglio far vedere i miei vestiti in mezzo alla carne trita. Come la carne trita? Domenico, sì. Io sono andata avanti con quel progetto per il servizio in macelleria. Le passo alla macellaia per i dettagli. Ok, bella. Vai. Sì, pronto? È la macelleria? Sì. Ciao bello, senti, sono Domenico Dolce, sto studiando una campagna nuova per la mia azienda, Dolce Gabbana, la conosci? Sì. Ecco, noi vorremmo fare delle foto artistiche nella vostra macelleria, ovviamente pagando, eh. Ah, va bene. Senti, io verrei lì con la Filippa Lagerbach, Patrizia Pepe Razegan. Le dovrei fotografare con in mano i quarti di bue, eh? E anche dei primi piani mentre Razegan si mangia la carne trita. Secondo lei a che ora posso venire per non dar fastidio? No, ascolti, prima venga in persona a parlare. Viene qui proprio così. No, in effetti, cioè, mi chiedevo a che ora potremmo fare la... Secondo lei, quando è chiuso, durante l'ora di pranzo? No, no, è meglio nell'ora di pausa, capito? Nell'ora di pausa. Però, ascolti, a lei mi sta chiedendo una cosa a me. Adesso io vado da mio marito e le chiedo questa cosa. Lei mi telefoni fra mezz'ora. Lei, ma quando sarebbe disponibile a venire? A noi praticamente appena lei ci dà il via noi scattiamo, abbiamo già un fotografo straniero, un ragazzo di colore ma molto bravo. Sì, ma a me non mi interessa perché così si fa anche un po' la pubblicità. Certo, poi io comunque le cose che consumiamo ce le pago, magari mi tiro fuori già un paio di chili di costine, cinguetti di carne trita, così Razegan, che si deve riempire anche tutta la faccia di carne trita come l'idea della foto, già siamo pronti, capito? Sì, allora... Sì, è un po' particolare, l'unica cosa ci chiede, senti, ma... carne trita, fino a che punto possiamo arrivare come quantitativo? Oh, quello che vuole, un etto, due etti, tre etti, mezzo chilo. No, noi parliamo proprio di diversi chili, cioè anche quintali proprio. No, noi non possiamo farli quintali di carne trita, perché dopo va consumata la carne trita. Mi va male dopo. Sì, cioè finché mi dice, mi metta lì 2 o 3 chili, io gliela posso mettere lì che sono dei piatti enormi. Però i quintali no, è una cosa enorme. Ma che Razegan consuma almeno, come un pastore belga mi consuma Razegan di carne trita. Comunque vabbè, ci mettiamo d'accordo. Sì, dopo ascolti, adesso io le telefono mio figlio Luca che c'ha un'altra macelleria a Gorla Minore. Okay. E vediamo se in questa macelleria o l'altra, perché lei deve stare in un macello in una macelleria. Assolutamente, con i modelli, cioè è una cosa che stai da Dio proprio, è bellissimo. Lo immagino. È un'idea bellissima. Dai, provo a parlare, poi le dico subito sì o no, eh? Lei è molto gentile, a presto. Oh, bene, questa è fatta. Ferrari, sì. Se vuoi venire a fare 2 foto, Beautiful Mind, ascoltami. Vieni in macelleria che ti metto la testa sotto, no, la fettatrice. Ti ringrazio, guarda, Domenico. Poi vedo dopo le foto fatte. Aspetta un attimo, Anna, come siamo messi per la carne trita, bella? È tutto a posto. Ho già mandato un camion con la carne alla macelleria, sì. Solo che mi sa che ci sono dei problemi. Come dei problemi? Che problemi, bella? Qual è il problema? Sì, pronto? Sì, salve, buongiorno. Senta, io dovrei consegnare, sono della Frigocarn, 15 kg di carne trita da parte del signor Domenico Dolce, che ha già pagato tutta la merce. No, no, lei non ha ancora pagato niente. Cosa ci ha pagato? No, il signor Domenico Dolce, devo portare lì per il servizio con Razegan e la Filippa. No, ascolti, prima deve parlare con mio marito, perché con me lei non fa niente, io non c'entro niente. Sì, pronto. Io volevo sapere dove vi trovate e dove posso lasciare eventualmente questi 15 kg di carne trita. Scusa, le ho sul furgone. Ho capito, io non ho un problema di 15 kg, io non ho ancora parlato con nessuno. Io non ho nessun incarico. Ho capito, ma questo è un problema vostro. Io ho il furgone pieno di carne e devo consegnarla questa carne. Quanti chili di carne deve consegnare? 15 chili di carne trita, dove Razegan praticamente dovrà nuotare all'interno, credo. Così mi hanno spiegato. Poi non so dove la dovete tenere. Mi ascolti un attimo. Sì. Però io non ho parlato con nessuno. Io non posso dire, no, ricevo che cosa? Carne per chi?
E ho anche 40 kg di costine da consegnare. Ma mi scusi un attimo, io il Dolce Gabbana non saprei nemmeno chi è a rispondere a lei. Lei mi dice che deve consegnare, ma io non ho nessuno ordine da ritirare. Ho capito, ma io cosa faccio adesso con la canna? La butto via. Ma lei faccia quello che vuole, io cosa vuole che le dico? A me non ma io sono per strada e sto venendo lì. Ma lei, ma scusi un attimo, lei, io non ho parlato con nessuno, io quando ben ritirato la carne, cosa ne faccio? Guardi, a me non interessa, io gliela scarico davanti al negozio e gliela lascio lì. No. Lei è stato molto gentile, gli mando magari un gappottino, che taglia, baby? È di Dolce Gabbana. Sì. Lei che taglia, signora? Io ho la taglia 50. La 50 li ha mangiati gli agnelli nella macelleria, bella. Ciao belli, ciao belli.